Gianni Colacione, siamo al 12° congresso di Radicali Italiani, cioè lo sto ripetendo ormai 10 volte ogni volta, ma ormai lo sapete, è sempre quello, ancora al 13° non siamo arrivati. E, siamo in compagnia di Anna Rita Di Giorgio, che viene dalla Puglia, quindi insomma zona quasi lucana, e le chiediamo... Fammelo dico, il cazzo così sta a posto, possiamo andare avanti. A posto. E, allora, intanto le chiediamo qualche commento su... la fase anche un po' pre-congressuale, perché nonostante qualcuno dica che non c'è stato nessun dibattito, però sappiamo che sull'online qualcosa si è detto, il cosiddetto online. Come le sembra, lei è venuta stamattina se non sbaglio? Ieri. Come le sembra appunto i primi interventi, della diciamo plenaria iniziata da poco, insomma da poco, iniziata oggi? Salutiamo Angelo Rossi innanzitutto, che è qui con noi. Allora, che mi ha chiesto la plenaria, gli interventi, chi ha parlato finora? Beh, abbiamo intanto le relazioni. Missioni, i problemi per quanto riguarda i problemi, le polemiche sull'ordine dei lavori. Ah. Vabbè, a me mi pare che fanno ogni volta un casino, un macello, sembra che si stanno a litigare non so che cosa. L'ordine dei lavori, ma che gli cambia a loro se parla prima uno, poi là? Cioè io davvero queste cose non le capisco, perché mi sembra assurdo, cioè accapigliarsi e fare polemica sul nulla. Tanto voglio dire, che parlava prima o dopo, il risultato sempre quello è. Siccome magari i problemi seri ce li abbiamo noi come tutti gli altri, metterci a discutere su queste cose io lo trovo veramente, cioè anche tra virgolette ridicolo. E poi vabbè, a quanto ho capito c'era la diretta di Rai News con Staderini, quindi non so, magari... doveva andare a quell'ora, perché doveva andare a quell'ora, perché la Rai lo voleva far andare a quell'ora, non lo so, però so che... Vabbè, qualcuno ha detto anche che ieri sera, siccome ci stava la Roma, insomma, la Roma. È buon per lui, insomma, è importante avere delle passioni nella vita, lui c'è il calcio, e quindi ognuno le sue. No, vabbè, queste qua sono dietrologie che abbiamo fatto mentre stavamo vedendo la Roma. Comunque, hai seguito un pochino, sei riuscito a seguire un pochino le relazioni, come ti sono sembrate? Sì, e guarda, dicevo anche a Michele che io non ho condiviso una frase che lui ha detto, crede Lucia, e, ha detto che il messaggio alle camere di Napolitano c'è stato perché c'è stato Berlusconi, e cioè, ha detto per Pannella e per Berlusconi. Io, cioè, che Berlusconi abbia potuto incidere sul messaggio alle camere di Napolitano, io penso che Berlusconi neanche sappia che c'è la possibilità costituzionale del messaggio alle camere, quindi non credo assolutamente questa cosa possibile. Cioè, il messaggio alle camere veramente sembrava che Pannella scriveva e Napolitano, cioè che Pannella dettava, Napolitano scriveva e poi quelli là l'hanno letto, perché era veramente quello, era tutto quello che c'è di Pannella, che però per arrivare lì, diciamo, a dettarlo a Napolitano sono anni e anni di lotta non violenta all'interno, all'esterno, con tutti, e quindi alla fine c'è riuscito, è una, secondo me, vittoria tutta, completamente, solo, esclusivamente sua, perché anche tra di noi credo fosse l'unico a dire questa cosa del messaggio alle camere. E poi, anche se me la butti sull'amnistia, io veramente questo discorso non sta né in cielo né in terra, perché l'amnistia e l'indulto, qualunque cosa sarà, la voteranno i parlamentari, quindi è chiaro che non voteranno mai nessun indulto e nessuna amnistia che possa minimamente includere i reati di cui è o sarà accusato Berlusconi. Quindi, cioè, questo discorso non sta proprio in piedi, cioè, perché loro è così, no? Dicono è l'amnistia, no, l'amnistia non è che... ci sono, bisogna scegliere quali reati amnistiare, indultare, quindi, cioè, se già per abbiamo visto il voto palese è stata una cosa scandalosa, figurati se questi mai potrebbero in qualche modo mettere, insomma, cose che possano in qualche modo farvi dire Berlusconi. Quindi no, questo discorso non sta proprio in piedi. Mi è dispiaciuto che l'abbia detto Michele, semplicemente perché ha fatto un discorso anche condivisibile da molti punti di vista, e questa cosa qui insomma l'ha un po'. Per tutto il resto, guarda, io Staderini ha ricominciato, cioè ha detto stamattina di nuovo che l'amnistia non è da noi, diciamo, dal soggetto Radicali Italiani, è stato messo in secondo piano. Mi stanno a fare foto. Saluto ai pubblici. Ho detto che è una diva. Si può fare un'operazione seria qua? Non è possibile. Ma no, è seria, infatti stanno facendo le foto perché è una cosa seria. Sì, molto.
E quindi no, hanno sottolineato il fatto che non è vero che per radicali italiani l'amnistia non è stata una battaglia importante, fondamentale, perché invece lo è stato. Ecco, secondo me qua sta proprio l'ipocrisia, non di radicali italiani, ma delle persone che l'hanno portata avanti in questo tempo, perché loro hanno affossato qualunque altro tipo di progetto e di idea e di iniziativa politica per andare dietro all'amnistia, senza però riuscire a portarla avanti seriamente e convintamente. Cioè, come diceva, mi ricordo chi prima in plenaria, forse Marco Beltrandi, sì, la non violenza è soggettiva, però tu a livello politico come soggetto puoi proporre qualunque tipo di iniziativa. Invece secondo me si sono accodati a questa cosa dell'amnistia dicendo più volte che anche in altri tipi di riunione che l'amnistia in realtà, questo diciamo impegno esclusivo sull'amnistia faceva perdere di vista altre battaglie fondamentali storiche dei radicali, però non le hanno portate avanti. Cioè io non vedo un progetto alternativo oggi, e nessuno gliel'ha impedito di farlo. Lo dicono, perché se noi ci occupavamo di economia o di altro sembrava che la mettevamo, però l'avete deciso voi, la direzione se la sono votata loro, se la sono scelta loro, per cui sono loro i responsabili di tutto questo. Per cui ora ci troviamo che non hanno fatto, secondo me, né l'uno e né l'altro, e non c'è un progetto alternativo oggi. Perché tu parli di responsabili, diciamo, di questa dirigenza in pratica, non del soggetto radicale italiano. No, perché il soggetto non esiste in quanto soggetto, esiste perché ci sono delle persone che lo portano avanti. Sempre ieri, non mi ricordo chi diceva, forse stamattina, non me lo ricorderò, De Lucia diceva gli ideali restano, no? Noi comunque rimarremo perché gli ideali restano, non è che siamo a scrivere un libro di filosofia, non siamo, cioè siamo un soggetto politico e siamo tutti, ciascuno di noi, individui politici, quindi gli ideali possono rimanere quanto vuoi, però la differenza tra noi e un teorico è che noi li portiamo avanti politicamente, quindi facciamo iniziativa politica per portare avanti quegli ideali, che se non li realizzi e non ci fai la battaglia intorno rimangono ideali fini a se stessi. Per cui, perché ti stavo dicendo questo? C'ho ancora... No, perché sì, perché non... Non sono stati portati avanti adeguatamente, insomma. Sì, ecco, mi chiedi i soggetti, la responsabilità. No, non è del soggetto, assolutamente, è delle persone, ovviamente, delle persone che non sono uno o due, sono tutti, cioè tutti quelli che hanno contribuito a portare avanti questo tipo, perché io non è che posso dire, cioè, che Saderini si doveva, ma ti faccio un esempio, si doveva occupare di diritti civili, no? C'è qualcuno esperto che ha fatto una battaglia esclusivamente su quello in maniera forte? Che no, io non vedo nient'altro, cioè a parte Marco Pannella non vedo nessun altro, e a parte Rita perché si è distinta, non vedo nessun altro che ha portato avanti battaglie, diciamo, alternative. Perché anche ad esempio quando qualche anno fa, un paio di anni fa, Saderini aveva invece egregiamente portato avanti quella dell'ICI alla Chiesa, e c'era un bel riscontro quella campagna anche di stampa. Quest'anno avevamo il referendum su quello, se ne è parlato poco, invece poteva essere, no, portata avanti, e poteva veramente lì Saderini venire fuori come quello che aveva fatto la battaglia per l'8 per 1000 alla Chiesa e tutto il resto. Invece queste cose per scelta, secondo me, non sono state portate avanti, e quindi oggi non c'è un progetto alternativo. E non lo crei il giorno del congresso il progetto alternativo. Se c'era, sarebbe venuto fuori, cioè non lo devi cercare. Sarebbe naturale, come è naturale, perché la scelta di Rita Bernardini, il nome di Rita Bernardini è naturale, perché è quella che veramente rappresenta una battaglia. Ovviamente ho grossi limiti sugli altri nomi che sono stati fatti. Allora, permettimi di interloquire con te. Io per quel piccolo che ha fatto Liberi TV, che può fare, insomma, qualche iniziativa, soprattutto vicino alle carceri, anche le raccolte firme, tramite Radicali Roma, che poi è un'estensione tra virgolette di Radicali Italiani che agisce sul territorio, qualcosa è stato fatto. No, però questa cosa delle estensioni, cioè sono Radicali Roma, cioè siamo tutti radicali e siamo tutte persone, quindi ogni volta questo buttare avanti sono venuti Radicali Roma, sono venuti Radicali, ho capito, ma io sono radicale, io, a me mi puoi mettere, ma
sì, ho capito, però siccome innanzitutto siamo sempre gli stessi, quindi anche quando diciamo il partito, se facciamo, siccome sto sentendo, ah, una riunione del partito, quando facciamo una riunione, se facciamo una riunione del partito, siamo sempre gli stessi, siamo sempre, sì, ma le hanno fatte come individui, poi c'è cioè questa, io ho sentito dire, sono venuti radicali Roma a fare le firme in Puglia, in Lucania. Sono venute Paolo, Giuseppe e Marco a raccogliere le firme con noi, cioè questo ogni volta buttare avanti il nome dell'associazione prima del nome degli individui, prima del nome dei radicali e prima delle iniziative, perché non è che Radicali Roma è venuto a raccogliere le firme, Radicali Roma accetta il progetto Lucania, sì o no? No, non mi devi rispondere tu, però in generale io sto vedendo questa cosa delle associazioni che io personalmente non condivido, come non la condivido come Radicali Italiani, io non... Questa cosa delle associazioni, spiegami bene, che cos'è che non condivido? Allora, ti faccio esempio, io quest'anno, parlo di me, non sono iscritta. Perché? Non sono iscritta a niente, ok? Non sono iscritta. Soltanto all'anagrafe. Ecco, questo non mi ha impedito di fare iniziativa politica. E l'ho fatto di proposito, perché non voglio un'etichetta, cioè non voglio l'etichetta quella di Radicali Italiani, di Radicali Roma, io faccio iniziativa politica perché sono una radicale, perché la voglio fare io col nome e cognome mio e non ho bisogno di avere galletti intorno per dire che questa cosa è l'associazione mia più forte dell'associazione tua, perché non siamo il PD. A parte che questa competizione non so adesso dove l'hai vista, ma comunque forse è un problema anche, come ci ha detto Silvio Viale nell'intervista che ci ha rilasciato, di questa galassia che magari andrebbe un po' rivista. Associazioni, galassie, costituenti, non costituenti. No, secondo me, questo è un discorso che io non comprendo proprio, perché non è che va rivista la galassia, tu ci puoi chiamare le persone che siamo qua, ci puoi mettere qualunque nome, ti ripeto, a parte che siamo sempre gli stessi, ma poi ci puoi mettere qualunque nome. Cioè il problema è comunque individuale della persona, perché se oggi qua stavamo riuniti col Partito Radicale non è che c'erano iniziative diverse, perché eravamo sempre io, tu e lui, cioè siamo noi, poi se vogliamo stare a litigare dei rapporti politici, istituzionali, economici tra i vari soggetti, cioè secondo me è un discorso che esiste soltanto all'interno di questa struttura, perché se tu esci fuori siamo sempre noi. Cioè fuori ci vedono come i radicali, non è che le capiscono tutte queste differenze e secondo me non esistono nei fatti, perché se uno crede in un obiettivo e in un progetto di lotta politica, a me non mi frega niente, mi puoi mettere qualunque etichetta, mi puoi mettere pure il timbro del PD o del PDL, non mi interessa, io ho quell'obiettivo e lo posso realizzare in tutti i modi possibili, non mi riguarda il titolo, mi interessa il metodo. Ed è quello che secondo me ci caratterizza. E poi gli obiettivi, perché se una differenza c'è, come ti dicevo prima, c'è una differenza di predisposizioni, obiettivi politici, che però molti non hanno il coraggio di dire chiaramente. Sì, perché io quando fino a ieri sera sentivo persone dire chiaramente che l'amnistia ci ha fatto perdere di vista tutto ciò che eravamo finora, e tu però questa mattina vieni a dire no, per noi l'amnistia è fondamentale, quindi tu perdi tutte e due, perché non sei riuscito a fare né l'uno e né l'altro. Ok, quindi insomma secondo te non è possibile che ci possa essere all'interno di questo movimento partito qualcuno che non condivida come priorità l'amnistia? No, ci può essere, il problema è che non c'è, nel senso che non c'è nessuno che l'abbia detto, cioè che abbia detto facciamo altro, magari lo dicono, però altro io non ne ho visto. Quindi non c'è nessuno a oggi, secondo me, che rappresenta una battaglia diversa. Non c'è l'alternativa. Non c'è l'alternativa neanche alla candidatura di Emma Bonino. Di Rita Bernardini, che è arrivata con una mail. Noi sappiamo che ci è stato detto che i mezzi prefigurano i fini. Qualcuno è rimasto un po' scetti, o meglio un po' sorpreso da una mail che viene dal partito con l'intestazione del partito, con una serie di firme del partito che è il Partito Radicale Transnazionale Non Violento Transpartito, per un'associazione, per la segreteria di un'associazione. Te che ne pensi di questa cosa? Posso anche non essere d'accordo sui metodi, ma ti ripeto, secondo me stiamo perdendo tempo, come il discorso dell'ordine delle emozioni, su scemenze, cioè su sciocchezze, quando veramente
abbiamo cose da affrontare, come ad esempio secondo me la mancanza, che torno a dire, di persone competenti che abbiano voglia di lavorare, di iniziativa, ma anche di forse la leadership già ce l'abbiamo, però invece mancano a corredo delle esperienze che possano aiutare. Allora, ne stavo pensando una, non so se magari verrà, magari fino alla fine viene, Valerio Spigarelli. Io avevo ascoltato su Radio Radicale il congresso delle Camere Penali, ho detto questo è il congresso del Partito Radicale, che non c'è. Era il nostro congresso, cioè io ero scioccata, non c'era un intervento che a me a casa da sola come una matta mi veniva voglia di applaudire, perché erano veramente fantastici ed erano tutte cose nostre, cioè quello era il nostro congresso. Noi invece ci stiamo a accapigliare sull'ordine delle mozioni e su una mail che è arrivata, ma vaffanculo la mail. E io dico, ma dove sta Valerio Spigarelli oggi? Perché non è stato invitato? Lui come tutti gli altri, cioè quelle persone. E poi tra l'altro non è che non, perché come spesso capita, che citano le nostre battaglie e non citano i radicali. No, i radicali erano presenti in quel congresso, nel senso che veniva detto, noi abbiamo aderito al referendum radicali, Marco Pannella era lì presente, è stato nominato, tutti gli altri. Quindi era veramente il nostro congresso. Noi invece stiamo parlando ora di sciocchezze, ovviamente generalizzo, perché cioè non mi permetterei mai di dire che siamo tutti uguali e che tutti stiamo parlando di sciocchezze. Però mancano anche questa volta, non vedo ospiti, non vedo persone che comunque possono condividere, non se verrà la Maria Cancellieri domani, va bene, una, però poi tutti gli altri, cioè mancano. Abbiamo avuto Verhofstadt. Sì, e penso questo, cioè che mancano un corredo di persone che veramente abbiano non solo la capacità di lottare con la non violenza, ma proprio delle capacità, delle esperienze, delle professionalità che sono sempre venute meno, anche questa polemica che c'è stata sugli economisti radicali che mancano, cioè mancano, non, perché quelli che ci sono io non vedo che hanno portato avanti battaglie, quindi non voglio offendere loro, però se ci sono non possono dire ci hanno affossato, perché siete stati voi che non avete, cioè ognuno, a me mi hanno sempre insegnato che sono libera di fare quello che voglio, quindi io se ogni tanto mi è venuta a mente di fare un'iniziativa l'ho fatta, quando ci riesco, quando no, però non è che devo chiedere il permesso a nessuno per fare delle iniziative, magari mi mandano a fanculo, vabbè me lo tengo. Una cosa importante a proposito di iniziativa, io ho fatto delle cose in Puglia, tipo la denuncia a Vendola per il doppio mandato, e c'è una persona che non stando in Puglia, non avendo nessun ruolo di dirigenza, nulla, che ogni tanto mi manda un'email, mi dice guarda ho letto questa cosa che sta accadendo in Puglia, ho letto perché non fai, perché ti va di farla con noi, ti posso fornire l'avvocato, e mi ha fornito l'avvocato che mi ha seguito per tutto il tempo, ed è lui che poi mi segue anche, guarda è uscito questo articolo, fai un comunicato, mandamelo che lo giro anche io alle agenzie, ed è Giulio Manfredi, che io non conoscevo, cioè ci siamo sentiti soltanto via mail, ci siamo presentati praticamente adesso, che veramente stando lontano, secondo Giulio Manfredi è un radicale dell'associazione, sta lì, sì, dell'associazione Aglietta di Torino. Sì. Sì, è nata con questa cosa di Vendola e da allora lui ogni tanto mi scrive, ma poi mi segue, mi aiuta, mi dice fai questo, vai con l'avvocato, scrivi il comunicato così, mandalo alla stampa, te lo giro io, ti aiuto, poi mi manda anche la rassegna stampa per aiutarmi a quello che è uscito. Cioè, secondo me è quello che veramente un segretario dovrebbe fare, e al di là del segretario, perché come ti ripeto, non c'è bisogno ti dicevo prima, non c'è bisogno dell'adesivo, no? Lui è senza nessuna pubblicità per lui, senza mai voler... Davvero mi è stato d'aiuto, ma soprattutto di formazione, perché mi ha insegnato a farle le cose, mi ha seguito, quindi non mi ha lasciato sola, e mi ha dato anche la volontà di farle, perché io dicevo, non so io da sola, no? O anche, che ne so, ha letto il mio comunicato, mi ha detto, guarda, ho letto questo tuo comunicato, che non c'entrava niente, no? Magari con una cosa che io avevo fatto, brava, ma non perché veramente ti fa venire la voglia di lavorare.
ti spiega come farlo. A me non me era mai capitato prima, cioè io mai, da non so quanti anni so ormai che milito tra i radicali, mai nessuno mi aveva detto fai questo. Ero io che mi accodavo ad iniziative altrui, no? E né nessuno mai mi ha detto guarda hai fatto questa cosa, brava, continua, mi ha dato consigli. È stata la prima volta in assoluto con una persona che, ripeto, non aveva nessun ruolo di dirigenza, non c'entrava con la Puglia e nient'altro, che veramente mi sta facendo venire la voglia e mi sta insegnando a fare un certo tipo di battaglie. Lui che, insomma, è storico, militante, radicale, e mi fido, no? Perché comunque lo fa in maniera veramente disinteressata e lo fa bene. Quindi, ecco, ci sono le esperienze positive prima, che ho troppo generalizzato forse, non penso assolutamente male di tutti noi. Ci sono persone molto brave e che però magari stanno un po' più in sordina. Per esempio, una cosa che io non apprezzo della lista, insomma, della candidatura a 6 proposta, oltre Rita Bernardini, però ci sono gli altri, Vecelio, Bandinelli, Rene Testa e Rosso di Vita, i nomi che sono stati fatti, che sono tutte persone che stanno a Roma, ma non perché stanno a Roma, e io ce l'ho, dico, non voglio che deve essere uno che sia fuori, però ci sono delle esperienze importanti di radicali anche fuori, dove è più difficile farlo, fuori da Roma, che però lo sanno fare, lo fanno bene e fanno venire la voglia di farlo. Quindi lo faccio per ringraziare, giuro, ne approfitto. Però veramente penso che sia un'esperienza importante che deve essere anche da insegnamento, da testimonianza ed esperienza per tutti gli altri. Ok, allora onore a Giulio Manfredi, lo salutiamo e poi gli chiederemo anche se ci rilascerà un'intervista anche lui. Senti, io sono andata a dire grazie, lui mi ha detto ma è l'avvocato Polito che è bravo. Sì, l'avvocato Polito che è bravo sicuramente, ma è bravo pure lui. È vero. Senti, Nerino, prima non ti ho chiesto una tua visione d'insieme, ti chiedo di essere rapida su questa lista, diciamo, alle regionali in Basilicata. C'è, quindi lottiamo, sì, lottiamo per quello, cioè, facciamo tutto il possibile, va bene così. C'è la rosa nel pugno, sono radicali, si potevano chiamare credenti, si possono chiamare come gli pare, cioè lo facciamo perché sono radicali e perché siamo radicali, e quindi cerchiamo di mettere un presidio di legalità ovunque possiamo. Abbiamo capito, comunque sia, ringraziamo Anna Rita Di Giorgio, ci mancherebbe. Le auguriamo buon congresso e vediamo come va a finire. Va bene, in bocca al lupo a voi, complimenti per il lavoro, mi ha regalato la maglietta bianca, poi nera per Angelo Rossi, e che mi va, l'ho provata stranamente, e complimenti per il vostro lavoro. Le altre interviste come sono andate? Dimmi un po' che ti stanno... Guarda, sono state forse tante interviste quanti rifiuti. Abbiamo intervistato Silvio Viale, abbiamo intervistato Vecellio, Bandinelli all'inizio, Marco Beltrandi, tutto già pubblicato, trovi tutto, Blanca Bricegno, adesso me lo dimentico, ma comunque ce ne sono parecchie, e anche Anna Rita Di Giorgio. Siamo tutti lucani. Anna Rita Di Giorgio, che stava in classifica alta nelle radicalarie inufficiali su Facebook. Grazie, ringrazio i miei 20-25 elettori. Grazie Anna Rita Di Giorgio. Ciao.